Ciao a tutti i fan di Detective Conan, benvenuti in questa nuova recensione del secondo film, L'asso di picche, o The 14th Arket in inglese. Vi invito a lasciare un mi piace, a commentare la recensione per dirvi se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, se mi sono dimenticato qualcosa, eccetera, e iscrivervi al canale per non perdervi altre recensioni, perché ne faccio davvero tante qui in questo canale. Quindi credo che ora sia il momento di iniziare. Stavolta sono scritto più o meno a scalette da seguire, quindi non dovrei dimenticarmi niente. Il film inizia in un tempio distrutto dove c'è Ran che incontra la madre. All'improvviso, durante il loro dialogo, ci sente un colpo di sparo e c'è Eri, la madre di Ran, che cade a terra. E poi si scopre tutto un sogno. Infatti Ran si sveglia, chiama la madre per sentire se sta bene. Hanno un brevissimo dialogo e poi la sceneggiatura ci inquadra una ferita di Eri e dice chissà se se lo ricorda. E quella sera dovranno incontrarla per una cena e come dirà Conan che è stato svegliato da Ran. Inizia l'intro e poi dopo questa intro vi spiega le solite cose e ci spostiamo in questo carcere dove c'è un Joe Murakami viene rilasciato e nella sua agenda è scritto l'appartamento di Goro e la scena finisce lì. I bambini stanno aspettando il professore a casa e intanto Yumi gioca le slot machine, quelle con delle carte. E allora prevede il futuro di Conan, di lei, di Conan, e dice una reazione tipo A, e quindi non si sa ancora che voglia dire. Arriva il dottore a casa, dispiaciuto per il ritardo, e visitano questo museo di elicotteri, di velivoli. E Conan non lo dice, però lui ha già fatto una simulazione di volo quando era più grande. E lì incontrano un fotografo molto famoso, di nome Shishido. Joe Murakami si reca allo studio di Goro, ma invano perché non lo trova. In un filmacopie incontriamo questo scrittore dove c'era Ran per il filmacopie e poi ci mostrava anche una modella che arriva lì, quindi due personaggi famosi. Ran racconta a Sonoko di quando era piccolo e i genitori litigavano sempre e di come Eri era diventata un avvocato di successo mentre Goro quello che sappiamo. Mentre si stanno preparando per la cena con Eri, Conan vede in TV una persona che è il proprietario dell'acqua Crystal. Il suo nome è Asai. Arrivano tutti al ristorante dove c'è un altro personaggio famoso che è un conoscente di Goro, un giocatore di golf. E c'è introdotto un ulteriore personaggio che è un sommelier e Ran spiega bene a Conan cos'è un sommelier. Allora, parlando, riafferrano vecchi ricordi e vengono introdotti altri due personaggi, un Anchorman e una donna che non avrà molta importanza nel film. Goro fa dei commenti sulla donna che infastidiscono Eri che se ne va perché stanno passando una bella serata. Una settimana dopo, l'ispettore Megure, mentre fa jogging, viene trafitto da una freccia. E quindi va all'ospedale dove iniziano le indagini, arriva anche Goro e si chiedono perché se stava agendo a caso e il colpevole. Megure qui fa anche un commento all'ultima mira di Goro, si fa accenno ad un caso ma Megure li zittisce. Sulla scena è stato ritrovato un pugnale di cartapesta che Conan ha già visto in precedenza, ma non si ricorda dove.
Harry va nel suo ufficio dove riceve dei cioccolatini, i suoi preferiti, quelli Godiva, che pensava gli avessi mandati Goro per scusarsi. Ne mangia uno, però poi lo sputa subito e sviene. Le fanno una lavanda gastrica e fortunatamente sopravvive. Insieme ai cioccolatini adesso è arrivato un filo di cartapesta, anch'esso già visto da Conan. Mentre Conan si trova tuttora a casa, succede un incidente. Stanno parlando del caso quando un sasso rompe la porta e a casa apre la porta appunto e una freccia lo trafigge sul di dietro. E Conan, rassicurato dal dottore a casa, inizia l'inseguimento. Si fa aiutare dai Detective Boys, in questo film avranno solo questo ruolo in pratica, e si fanno dire dove è la moto, perché loro stanno in giro e quando la vedono gli danno delle informazioni e Conan a un certo punto riesce a raggiungerlo. Durante l'inseguimento, Conan, per aiutare un'anziana signora, perde il colpevole e tornando dall'altra casa trova questo strano oggetto. Allora viene l'illuminazione. Dice che è tutto collegato alle carte da gioco e Megure contiene la parola re nel nome ed è associato quindi al re di picche che tiene un pugnale come quello ritrovato. Eri significa regina. E lei è detta regina del foro, infatti la regina di picche sarà ritrovata insieme ai cioccolatini, mentre a casa Hiroshi ha un kanji di 11, cioè il Jack che ha quella spada strana. Si inizia a sospettare subito di Joe Murakami e qua ci mostrano una foto di quando gestione delle bische clandestine. Il numero 10 potrebbe essere la donna di prima, quindi Megure va lì e la protegge. Shiratori racconta a Ran e Conan del caso di cui Megure li aveva zittiti e praticamente consisteva in un'indagine dove Goro e l'ispettore, allora agente Megure, arrestano questo tizio. Durante una pausa, durante una pausa dell'interrogatorio, arriva Eri con Ran e il sospettato che stava in bagno e aveva preso in ostaggio Eri e Goro iniziò a sparare e colpì Eri. Poi riuscì a colpire anche il colpevole. Però questo problema causò molti problemi in polizia e quindi dovette dare le sue dimissioni. In questo momento Ren è arrabbiato col padre e una volta tornato a casa riceve una telefonata da Shinichi e le dirà che lui sa tutto della questione degli attacchi all'ispettore, al dottor Akaza e dello sparo di Goro a Eri. Però dice che la realtà è ben diversa e poi riattacca lasciando così Ran un po' con la suspense che non sa quello che voleva dire. La mattina dopo Conan vede che Goro non è rientrato la sera e poi vede la foto del giocatore di golf, quello dell'inizio, e vede che nel suo nome, Tsuji, c'è il kanji a forma di croce che il kanji di 10 e quindi intuisce che lui potrebbe essere la prossima vittima. Avverte tutti della sua intuizione, quindi la polizia si reca all'eliporto dove il giocatore di golf deve fare un percorso con l'elicottero. Megure e Goro salgono anche loro sull'elicottero per ottenere d'occhio la situazione e ci fa vedere che la scena ci fa vedere che e Tsuji si mette una specie di collirio. E stanno partendo, va tutto bene, c'è anche Conan sull'elicottero che si è infiltrato. Nota che è tutto a posto fino a che non entra uno spiraglio di sole e Tsuji inizia a comportarsi in modo strano, come se il sole lo stesse accecando.
Conan prende in mano la situazione e all'inizio ha fatto vedere che, cioè ha detto che lui aveva fatto delle simulazioni di volo a 14 anni, ma ovviamente non lo può dire. Vede un campus, il campus della sua scuola e decide di atterrare lì, ovviamente con l'aiuto di Tsuji. Contatta Genta con la vicetrasmittente, fa evacuare il campus della scuola. E dopo un po' di attimi di suspense riesce a far atterrare l'elicottero, che però atterra un po' male, esplode, ma tutti escono in tempo e si salvano. Si recano nell'ascensore ospedale di Agasa e lì la polizia racconta che Tsuji aveva detto loro che quella mattina probabilmente avevano sostituito il collirio con questa sostanza cioè, avevano rotto il vetro della casa, lui è andato a controllare e probabilmente il colpevole ha scambiato la boccetta e messo quel medicinale che serve a far dilatare le pupille. Vicino all'elicottero viene trovata la carta del 10 di picche e quindi la teoria di Conan è confermata. Goro non conosce nessuno legato al 9, ma conosce qualcuno legato all'8. Si riferisce a Sawaki Kohei. C'è il sommelier dell'inizio, infatti nel suo nome c'è il kanji, un kanji che assomiglia molto all'otto. Il sommelier racconta loro di aver ricevuto un invito dal proprietario dell'acqua cristal, appunto in veste di sommelier, e lì Shiratori nota che il nome del proprietario dell'acqua cristal, quello che è apparso in TV all'inizio, e ha il kanji del 9 all'interno del nome, e quindi si recano tutti lì all'acqua cristal. Là c'è anche Nanao Sanai, la modella di prima, Peter Ford, l'anchorman che di prima sempre, non ci viene introdotto nessun personaggio nuovo, Shishido, il fotografo, e Nishida, lo scrittore che aveva incontrato Ran. Partono tutti con questo treno sospeso sull'acqua e arrivano al ristorante dell'Acqua Cristal, dove il film ci offre una panoramica del ristorante. Megure fa una specie di ricognizione, dice a tutti perché si trovano lì, e Shishido dice potrebbe essere il 6. Nana potrebbe essere il 7 perché Nana in giapponese vuol dire 7, e Nishida il 2 perché Ni vuol dire 2, e Peter Ford il 4, e il 5 ovviamente è Goro perché Go vuol dire 5, il 3 è Shiratori perché si chiama Ninzaburo, e l'hiragana di Ro si scrive praticamente come il 3. E Ran, che fino a quel momento era stata senza disparte, dice che l'uno, cioè l'asso, potrebbe essere Shinichi. Ichi vuol dire uno in giapponese. Una volta seduti tutti a tavola, Nana inizia a litigare con Nishida e dice che i ristoranti dove consiglia di mangiare in realtà non sono tanto buoni, e quindi lo sfida, fa, gli, fa, gli pone una sfida, cioè di indovinare un vino che aveva portato in regalo. Nishida sbaglia vino, quindi la sfida viene posta al sommelier che indovina di quale vino si tratti. Shishido e Conan vanno a prendere da bere e, dato che Goro ruba i succhi di frutta a Conan perché è in servizio, Conan torna in cucina e vede il sommelier Koei che sta assaggiando delle spezie. Mentre beve il vino, Peter Ford inizia ad urlare, per poi dire a tutti che è uno scherzo e che il vino non era avvelenato. E allora dicono tutti perché stanno lì. Nana ha ricevuto l'invito dal segretario, come tutti, e ha ricevuto anche uno smalto col quale fa un disegno sul tappo di bottiglia. Trovano una lettera per terra dove vengono invitati tutti ad andare in cantina. Asai invita il sommelier a prendere
un vino e offrirlo agli altri. Lì nota che la temperatura è troppo alta, sta intorno ai 17 gradi quando dovrebbe stare tra i 10 e i 14. Mentre stanno lì, Kohei inciampa in un filo che fa scoccare una freccia da una balestra e che si va a conficcare su un barile. Riesce a evitarla e si va a conficcare su questo barile. Trovano la balestra della trappola e lì c'è l'otto di picche. A questo punto non ci sono più dubbi. Il compagno legge un Murakami e quindi vanno a cercarlo. E tornando in sala, Nana urla perché vede il corpo di Asai pugnalato al petto e attraverso il pugnale c'è la carta del 9 di picche. Decidono di andarsene, ma la linea non prende, cioè il telefono non prende e la linea è staccata. Mentre la porta di emergenza è costruita dalla calce. Nana racconta che qualche mese prima aveva quasi investito un motociclista, però i poliziotti decidono che non era inerente al caso, questo episodio. Una volta lì si dividono tutti per cercare Murakami, il presunto colpevole. Quando appare l'uomo nero che prende un pugnale e fa scattare la luce e quindi c'è questo blackout e Nana viene colta dal panico perché gli viene lanciato un bicchiere e poi quando Goro riesce ad accendere la luce trovano Nana a terra pugnalata. Vicino a lei il 7 di picche e il Jolly. Conan intuisce che è stata riconosciuta al buio per lo smalto fluorescente che aveva. La vittima aveva dei segni di una manata sulla spalla sinistra, quindi Conan intuisce che è stata pugnalata con la destra da dietro e gli viene il colpo di genio perché Murakami era mancino, come aveva fatto vedere nella foto all'inizio, e anche il motociclista ha sparato con la balestra da casa ed estrimano. Conan vede del succo per terra ed intuisce che chiunque fosse il colpevole che si trovava lì avesse i pantaloni sporchi di succo ed è così. Non ci fa vedere ovviamente che ha i pantaloni sporchi di succo, però ci fa vedere che Conan mette dell'acqua nei bicchieri e li offre a tutti, a Kohei, a Goro, a Shishido e iniziano a bere. Conan ha capito qualcosa, ha trovato anche la prova di chi fosse il colpevole. Viene innescata un'esplosione che causa un blackout. Tutti allora si guardano le spalle quando c'è un'altra esplosione che fa esplodere i vetri dell'acquario e le mura e quindi inizia a entrare tutta acqua. Nishida afferma di non saper nuotare e quindi si aggrappa al bordo. Sono tutti a galla e aggrappati al bordo tranne Ran. Conan lo scopre, prende una bottiglia e si immerge e vede Ran intrappolata nella macchina, in una macchina che stava lì tipo showroom. Conan mette in bocca la bottiglia a Ran così che possa riprendere conoscenza e Ran ha la visione di Shinichi, invece è solo Conan che cerca di spostare la macchina, ma rimane incastrato pure lui. Allora sviene e qui c'è la scena praticamente più bella del film. Ran bacia Conan in bocca per dargli ossigeno, ovviamente, e poi quando le apre gli occhi risviene pure lei. Conan guadagna così il tempo di liberarsi e prende le sue bretelle e la lega alla macchina. E una volta unite e premuto il pulsante, la macchina si solleva. Goro si immerge e porta Ran a galla. Ran ringrazia il padre e Goro dice: "Non devi ringraziare me, ma Conan, che intanto è diventato tutto rosso." Dopo questo momento si vedono le carte dal 6 al 2 di picche che galleggiano. Conan le prende ed escono tutti nuotando da
dal buco provocato dall'esplosione e quindi riescono ad uscire. Nishida ovviamente verrà aiutato per nuotare, ma poi sviene. Conan inizia a parlare con la voce di Goro e dice di fargli, dice a Koei, che vuole fargli la rianimazione bocca a bocca, di non farlo, e ordina a Shiratori di rianimarlo. Punta il suo orologio, spara anestetico a Goro e lo addormenta. Quindi inizia a parlare dicendo che il colpevole non è Jomura Kami. Dice che il colpevole ha usato il trucco e ha usato l'escamotage delle carte per far ricadere la colpa su Murakami e che non voleva uccidere tutte le vittime, ma solo Asai, Nana e Tsuji e ovviamente anche Nishida. Infatti chiede a Shiratori che succede, cosa succede se fai la respirazione bocca a bocca senza, cioè tappando il naso, e Shiratori dice morirebbe, e quindi si capisce subito che è colpevole, cioè colui che gli voleva fare la respirazione bocca a bocca, il sommelier Koei. Spiega il probabile movente degli omicidi e che lui non ha più la sensibilità delle papille gustative per colpa dell'incidente che aveva causato Nana. Infatti il motociclista era lui. Megure è confuso perché prima Koei aveva indovinato il vino. Ma Conan spiega con la voce di Goro che il vino si può indovinare anche con l'odore e il colore, per esempio. Conan aveva visto Koei prendere una spezia molto piccante e assaggiarla, il che è insolito per un sommelier perché potrebbe alterare le papille gustative. Gli viene detto che la prova è nella sua tasca. Infatti trova il tappo di sughero dove sopra aveva Nana aveva disegnato con lo smalto fluorescente e era finito in tasca durante la colluttazione. Un'ulteriore prova potrebbe essere che c'è la carta mancante, c'è l'asso di picche che non è stata usata, quindi Koei la tira fuori e fa vedere la carta, appunto l'asso di picche. Dice che l'incidente che aveva coinvolto con Nana e aveva fatto perdere il senso del gusto e che quindi lui, che era stato un sommelier per tanto tempo, decide di vendicarsi e di lasciare per sempre questo lavoro. I moventi erano tutti tranne per Tsuji, era perché lo avevano rovinato, invece per Tsuji perché lo aveva umiliato. Infatti Tsuji doveva essere una vittima. Koei aveva incontrato Murakami che si era recato da Goro per fare pace, diciamo, perché Goro lo aveva fatto arrestare e l'aveva ucciso e deciso di usare questi escamotage delle carte e di aggredire i conoscenti di Goro per far sembrare un rancore di Murakami, che però era morto intanto. Innesca altre esplosioni con un telecomandino e prende in ostaggio Ran, che intanto era sfinita, quindi viene presa in ostaggio. Tutto inizia a esplodere e a crollare. Conan, Goro, Megure e Shiratori lo inseguono. Koei che sta per scappare, si sta dirigendo su in alto, dove c'è l'eliporto. Shiratori tira fuori la pistola, però viene detto che non ha una buona mira. Allora le esplosioni continuano, l'elicottero non può scendere, anche perché il pilota vede uno col coltello che tiene in ostaggio una ragazza, quindi decide di non scendere giustamente. Shiratori allora punta la pistola, però un'ulteriore esplosione li fa cadere. Koei ordina a Conan di portargli la pistola. Allora Conan si alza, prende la pistola, si avvicina e lì
a un altro colpo di fulmine di genio. Prende la pistola, la punta, ci sono dei flash che fanno vedere Harry e dei flash tra Harry e Ron. Allora Coei si arrabbia perché Conan sta perdendo tempo e si arrabbia e dice di portargli la pistola e si vede Conan sorridere con uno di quei sguardi cattivi proprio. Allora punta la pistola verso Ran e Ran la vista di Shinichi e poi quando poi spara e colpisce Ran come Goro anni prima aveva colpito Harry. Allora Ran cade, Goro riesce quindi ad avvicinarsi e a stendere Koei. Ora Ran è salva, viene presa in braccio dal padre che la porta al sicuro e Ran lo abbraccia perché così ha capito perché avesse sparato alla madre anni prima. E Megure arresta Koei, che però a causa di un'altra esplosione e sta per cadere di sotto, gli dice lasciatemi, voglio farla finita. Goro dice la frase del giorno. Salgono tutti sull'elicottero e cioè, tutta la struttura crolla. I tre Peter Ford, Shishi, Tren e Shida sono salvi e Conan gli consegna le pistole a Shiratori. Conan non lo dice, ma quando era ancora Shinichi, il padre gli aveva insegnato a sparare quando stavano alle Hawaii. E Ran dice che durante l'asso di tempo in cui era stata presa in ostaggio aveva tenuto a stretta la carta di Shinichi e che quindi lo ha salvato lui. E Conan pensa, no, sciocca, tu mi hai salvato. Dopo la sigla finale, Ran e Conan si trovano da Eri, che spiega il perché ha lasciato Goro. La sera in cui lui, cioè il giorno in cui lui ha sparato a lei, lei aveva fatto una buona cena, però Goro non ne fu felice, quindi Eri andò via di casa e il film finisce così, con questa spiegazione. Detective Conan l'asso di picche era uno di quei film che vedevo tanti anni fa quando lo davano ancora in TV. E era il primo dal 2 al 5, tipo al 6, trasmettevano. Ed era uno di quelli che mi piaceva di più dopo Trappola di Cristallo, di cui ho già fatto la recensione. E questo film è molto importante per la trama, cioè non è importante per la trama, però. E da qui in poi c'è questa specie di easter egg che tipo sulle magliette oppure quando Kaido Kid spara una carta, quella è sempre l'asso di picche perché la carta di Shinichi diventa. Questo easter egg che viene creato appunto da questo film è molto interessante, molto divertente, cioè divertente, carino da vedere e quando c'è cioè, quando si presenta, come appunto quando Kaido Kid spara una carta, si vede che è l'asso di picche, oppure in più episodi Conan indossa una felpa con un asso di picche stampato sulla maglia. Mi ha stupito molto di come Conan riesce a scoprire che il colpevole usa la destra mentre Murakami usava la sinistra, perché nella scorsa recensione il colpevole era Mancino ed erano tutti Mancini, quel colpevole invece usa la destra e quindi è proprio in contrapposizione questa cosa. Che tra l'altro se ci facciamo caso, quando il colpevole è Mancino ci sono 100 sospetti, tra cui il 99% sono Mancini, quindi tutto un cavolo che si scopre il colpevole è Mancino. La frase del giorno, stranamente, viene detta da Goro. Dico stranamente perché Goro è un po' rimbambito della situazione e è strano che lui dica qualcosa di saggio. Mentre Koei sta per cadere dall'eliporto, dalla piattaforma per l'elicottero, Goro lo salva,
E quando Koe dice lasciami andare, voglio farla finita, tanto non c'è più niente per me. E Goro dice una frase che nella serie è un po' scontata perché viene detta più volte anche da Conan. Dice tipo, dopo tutto quello che hai commesso, morire sarebbe troppo facile, devi scontare la tua pena, devi espiare le tue colpe in carcere. Questa frase, cioè ripeto, viene detta anche da Conan in varie situazioni, quando per esempio, perché lui era rimasto traumatizzato dalla morte di Seiji nell'episodio della Sonata al Chiaro di Luna, che sta praticamente all'inizio, quindi lo segna per tutta la serie e lo rimanderà anche ad Eiji. Poi qui si apre la questione delicata se della pena di morte, dei colpevoli suicidi che se devono morire oppure no, e che ho trattato anche nel, mi pare, nel quinto film, dove il colpevole, il vecchietto, si stava per suicidare, e quindi qua non entro in merito in profondità. Per fare la recensione ho rivisto il film e questo mi ha fatto molto piacere, come d'altronde per tutti i film, perché è sempre un'emozione rivedere i film che ho visto tanto tempo fa. Alcuni li ho visti anche solo una volta, e alcuni ho visti più volte, come questo, come Trappola di Cristallo, e il dirigibile Produttore del Cielo, però è sempre un'emozione rivederli. Una cosa strana, che non è poi così tanto strana, è che in inglese il titolo è diverso, cioè The 14th Target, cioè il 14° bersaglio, che mi ricorda, non so perché, il The Eleven Striker, cioè l'undicesimo attaccante in italiano, il 16° film. Ovviamente il titolo si riferisce a Conan, che è il 14°, perché sono 13 Megure, Eri, fino a Shinichi, e le 13 carte, mentre Conan è il 14°. E qui si può fare anche un paragone col 16° film, che ancora non ho portato, dove metto in contrapposizione che nel 16° lui è l'undicesimo attaccante, nel 16° film è l'undicesimo attaccante, mentre nel secondo film è il 14° bersaglio, quindi Conan, che non c'entra niente, alla fine c'entra sempre qualcosa. Perché ovviamente lui risolve i casini nascosto. Buon lavoro anche questo, molto bello da vedere, super consigliato, voto alto, anche per la scena del bacio tra Conan e Ran. E ora vi saluto. E lascerò un commento per dirmi anche quale film, il prossimo film da portare, e un like per il lavoro, e iscrivetevi per non perdervi altri contenuti. Quindi ora vi saluto, ciao.